Il più delle volte quando si realizza un acquario, lo scopo principale è senza alcun dubbio quello di avere un acquario ricco di coralli, di colori, ma soprattutto di pesci. In questo video vedremo quanti e quali pesci possiamo inserire all'interno del nostro acquario. Due sono i fattori che incidono sulla quantità e la tipologia di pesci che possiamo inserire all'interno del nostro acquario. Il primo fattore, beh, è scontato: la dimensione della vasca. Più grande è il nostro acquario, più pesci potremo inserire, anche pesci di grossa taglia. Il secondo fattore che incide sulla tipologia di pesci che possiamo ospitare dipende dalla tipologia stessa di allestimento. Questo perché? Perché non tutti i pesci sono compatibili, ad esempio, con un allestimento di coralli, in quanto se ne nutrono. Per cui diventa fondamentale, nella fase di ideazione e progettazione, valutare e pensare anche a quali pesci vorremmo inserire. Normalmente io suddivido i pesci in quattro categorie, soprattutto per quei clienti che magari ancora non hanno le idee ben chiare di quali sono i pesci che si possono inserire in acquario, di quali sono le loro dimensioni, le loro esigenze e così via dicendo. Queste quattro categorie sono pesci di piccola taglia, pesci chirurgo, pesci angelo e alla fine altri pesci. In quest'ultima categoria, lo anticipo sin da adesso, ma alla fine la riprenderemo, sono inseriti tutti quei pesci che purtroppo, a causa delle loro esigenze comportamentali o nutrizionali, non possono essere inseriti in acquari con in allestimenti con coralli. Iniziamo subito dalla prima categoria, pesci di piccola taglia. In questo gruppo inserisco tutti quei pesci che, raggiungendo dimensioni massime molto contenute, nell'ordine di qualche centimetro, possono essere inseriti anche in acquari di piccole dimensioni. Mi riferisco ad esempio ai famosissimi pesci pagliaccio, gli anfibrion, ma anche ai blennidi, ai pesci cardinale, alle damigelle, agli ozzi ed anche ad alcuni labridi. Non tutti, perché alcune specie raggiungono dimensioni ragguardevoli, non più adeguate ad un acquario di piccole dimensioni. Ma andando nella pratica, quali sono le dimensioni minime che deve avere il nostro acquario per poter ospitare ad esempio una coppia di pagliacci? Ovviamente anche in questo caso ci sono diverse teorie al riguardo, anche discordanti. Io generalmente consiglio di inserire una coppia di pagliacci in un acquario con un litraggio non inferiore ai 60 litri, 60 litri netti. Già questo litraggio è adeguato appunto all'inserimento di una coppia di anfibrion. È ovvio ed è scontato dire che più grande è l'acquario, più pesci potremo inserire sia a livello di numero ma anche di taglia, pesci di dimensioni maggiori. Al secondo gruppo abbiamo i pesci chirurgo. Questi pesci raggiungono dimensioni molto maggiori rispetto a quelli che abbiamo visto fino ad ora. Di conseguenza anche il nostro acquario dovrà essere molto più grande. Di che dimensioni stiamo parlando? Per poter ospitare ad esempio uno zebrasoma, un flavescens o uno japonicus o uno scopas o un piroferus, che sono gli acanturidi che restano più piccoli relativamente, perché raggiungono almeno 20 cm di lunghezza, quindi sono dei pesci di grosse dimensioni. Parliamo di almeno 300 litri di acquario, dimensione minima. Più sono grandi le dimensioni che raggiunge il pesce, più grande dovrà essere il nostro acquario. Per cui parliamo di 300 litri minimo per poter inserire un solo pesce chirurgo. La cosa però positiva è che, a differenza dei pesci angelo appartenenti alla terza categoria, sempre in base alla mia personale classificazione, è che sono reef safe. Cosa significa? Significa che sono compatibili con un allestimento con coralli. Non si nutrono di coralli. Ovviamente ci sta sempre l'eccezione, ad esempio il Paracanthurus sepatus è un pesce più incline a nutrirsi magari dei coralli, anche se non se ne nutre va ad infastidirli strappando qualche polipo dei coralli molli oppure mangiando gli zoanthus, però in linea generale sono tutti dei pesci reef safe. Per questo motivo sono molto apprezzati e molto diffusi in tutti gli acquari. Thank you.
Nella terza categoria abbiamo i pesci angelo. Questi pesci, come già detto precedentemente, non sono propriamente reef safe. Significa che per loro natura sono più inclini ad infastidire i coralli. Magari non se ne nutrono, però vanno ad infastidirli, li fanno chiudere, non li fanno crescere bene. Per cui è sempre un rischio inserirli all'interno di un allestimento con coralli. Infine, nell'ultima categoria inserisco gli altri pesci. Come già anticipato, sono tutti quei pesci che purtroppo, a causa delle loro abitudini comportamentali e nutrizionali, non possono essere inseriti in un allestimento con coralli. Facciamo subito un esempio. Il pesce scorpione. Il pesce scorpione è un pesce che non mangia i coralli, però purtroppo va alimentato con grosse porzioni. Di conseguenza, inquinerà molto. Come sappiamo, i coralli, per vivere al meglio, necessitano di acque oligotrofiche, ovvero con basse concentrazioni di inquinanti. Di conseguenza, tenendo un pesce scorpione che comunque produce molte sostanze inquinanti, diventerà difficile mantenere i coralli in salute, con colori brillanti e così via dicendo. Quindi sicuramente è un pesce sconsigliato. Altri pesci che non possiamo assolutamente inserire in un allestimento con coralli sono i pesci farfalla. Nel 99% dei casi questi pesci si nutrono di coralli. L'eccezione c'è sempre, come ad esempio il chelmo neurostratus, però per il resto tutti gli altri pesci farfalla sono dei pesci che nel 99% dei casi andranno a mangiare i nostri coralli, soprattutto molli ed LPS. Altri pesci che non possono essere assolutamente inseriti in una vasca di barriera, in una vasca di comunità, sono i signatidi, cavallucci marini e pesci ago. Questi pesci, già ne abbiamo parlato in modo approfondito nello speciale cavallucci, hanno delle scarse abilità natatorie, per cui prima o poi andranno a finire nell'aspirazione delle pompe di movimento e oltretutto, appunto in un acquario di comunità, essendo dei pesci molto lenti anche nel mangiare, non riuscirebbero ad alimentarsi normalmente. Per cui pesci di questo tipo, signatidi, pesci farfalla e anche altri pesci che normalmente sono anche molto aggressivi o che per le loro esigenze alimentari inquinano molto, richiedono allestimenti dedicati esclusivamente a loro.